Madonna, minchia, ma sai che invidia pure io il brodino quanto lo vorrei, cazzo. Ciao 2008 Enea, grazie del Prime, bello. Ciao amici, come va? Sono tornato, sono stato a Como per un giorno, poi sono stato da qualche altra parte, sono stato a Bologna, tremendo, oggi sono stato tutto il giorno a Rimini e sono tornato. Come va? Avete passato voi che avete fatto sto fine settimana? Che avete fatto? Come procedono le elementari? Poldo mi saluti. No, no, ma perché? Basta! Il bot vi, ormai il bot vi conosce. È una roba atroce. Perché vai sempre a Rimini? Perché ci abito. Io mi sono rotto la schiena. Che cazzo vuol dire? Io sono andato ad un compleanno. Di chi? A Bari hanno picchiato un tizio. Vabbè, è un'attività, come dire, giornaliera, insomma, nel quel di Bari. Anzi, che non è successo qualcosa di peggio nel quel di Bari, insomma. Insomma, amici, buonasera. Scusate se sono mancato questi due giorni. Scusate soprattutto per essere un po' scomparso. In realtà non sono mai scomparso. Sono sempre rimasto qua. Scusate, oggi sto un po' in skibidi toilet, non so perché. Oggi mi sento un po' fan di Five Nights at Freddy's, non so perché. Ciao Ibiza, grazie per i 10 bit. Poi sto giocando a Resident Evil. Mi fai buona fortuna? No, bro, porca miseria, devi finire le elementari. Smettila di giocare a Resident Evil, Cristo Dio. Raga, finite le elementari. Finite le elementari e poi potete giocare ai videogiochi. Quella è la parte più importante. Allora amici, informazioni importanti. Stasera abbiamo una Forms Night. Stasera Forms Night, per quelli che non sanno che cos'è la Forms Night, è una live in cui vi dovete ficcare le mani in culo e aspettare che apro il form senza chiedere perché è chiuso, visto che facciamo sto format da 2 anni a questa parte e il form apre sempre quando lo dico io. Ma soprattutto domani c'è il talk show. Domani secondo episodio di tutt'altro. Ospiti di domani 151G, ovvero Enrico e Gianandrea. Domani non si parla di cinema, non si parla di doppiaggio, non si parla di cartoni, non si parla di tutto ciò che riguarda questo mondo, ma si parlerà di tutt'altro, ovvero di elementari, perché gli elementari sono la parte più importante. Cosa ne pensi degli Slaughter to Prevail, che dovrebbero venire arrestati per reato di cringe? 151G parlerà di Pokémon. Ecco, si parlerà di Pokémon. Si parlerà di Pokémon. Ciao Poltrino, grazie al nono mese. Shoutout a tutti quelli che si fanno di crack. Shoutout a tutti i miei amici che si fanno di crack. E che stavo dicendo? Stavo dicendo che stasera abbiamo Forms Night. Stasera il format è un po' particolare. Vi saluto intanto Justice League, che è sempre qui presente. Oggi è qua perché sta tranquillo. Lui finisce le elementari, non è come voi, figli di puttana. Stasera un po' particolare, visto che molti non hanno capito, però ci sta, dobbiamo finire le elementari, insomma, vedete, è un altro avviso. Allora, molto brevemente, il format di stasera è la tua chat con un VIP, molto semplice, molto lineare, però ci sta, dobbiamo spiegarlo. Allora, step numero uno, finire le elementari, dai, la smetto, step numero uno, comprendere il form. Qual è il form? Il form dice la tua chat con un VIP, quindi stasera dovete mandare uno screenshot che è la parte molto importante del form. Dovete inviare uno screenshot di una vostra chat che avete avuto con un VIP. Ora, che cos'è un VIP? Un VIP è una very important people. Cat Vale, che cazzo è Cat? Non lo so, fammi parlare! Non so perché mi sto arrabbiando così tanto. Dicevo, qualsiasi persona, sia uno youtuber, un calciatore, un VIP generico, il presidente della regione Puglia, qualsiasi persona sia un very important poldo, bisogna mandare la chat. Ora, dovete decidere una sola chat, mi raccomando, non mi riempite di 10 chat con 10 VIP diversi, dovete sceglierne solamente una. Ok? Presidente della Regione Puglia. Sì, l'ho inserito dopo che l'hai detto perché vorrei veramente vedere se hai una chat col presidente della Regione Puglia. Ma chi ci parla coi VIP? Appunto, ma magari è gli hai scritto un messaggio e ti ha risposto una cosa, magari è gli hai scritto un messaggio e ti ha risposto un'intera conversazione. Quindi,
Mi raccomando, preferibilmente deve averti risposto. Ci sta magari inviare uno screen, perché non, nessuno ti ha mai risposto. Dove invii uno screen e lui non ti ha risposto indietro, perché ci sta, magari non vi ha risposto. Però se non è funny, tipo, che ne so, gli ha risposto una storia ciao e non ti ha risposto, sì, sarebbe funny perché sei una persona triste, visto che non ti caga nessuno. Però scusate, la smetto. Beh, oh, ma certe cose sono private, non posso. Dai, sgancia le chat di tutti i pedofili che ti scrivono. Io con le conversazioni con Giorgia Meloni, non è vero. Ecco, questa è la live perfetta per inviare le conversazioni con Giorgia Meloni. Ma ti deve aver risposto o no? E che cosa ho appena detto? Preferibilmente deve averti risposto. E dall'inizio lei che ci prende in giro. Ma ragazzi, ma vi dovete abituare. Vi dovete abituare. E quindi mi raccomando, preferibilmente deve averti risposto. Se non ti ha risposto mai nessuno, amen. Va bene, puoi inviarlo anche se non ti ha risposto. Però deve essere veri funny come chat. Invia una sola chat. Cosa non va bene? Una chat dove non ti ha risposto nessuno, che non è funny, perché se no tua nonna non è un VIP. Quindi se scrivi tipo, se mandi una chat con tua nonna e poi fai mia nonna è un VIP, ecco, là hai sbagliato. Hai sbagliato veramente il mood del form. E aspetta che devo bannare Edoardo. Ok, perfetto, Edoardo ha fatto hate. E le chat con me, ragazzi, perché io rispondo a tutti, quindi in realtà non rispondo a nessuno. Quindi se qualcuno ha una chat con me, ritenetevi veramente fortunati. Però non inviateli, io ci sono molto curioso di sapere le vostre chat con tantissime. A me non hai mai risposto, ecco appunto. E niente, basta, direi che abbiamo detto tutto. Nulla di divertente però, in che senso? Non mi hai mai risposto, maledetto. Sono proprio un bravo streamer. Mi dice che il form non accetta più risposte. Il form apre quando lo dico io. Sempre. Apre. Ma mi sono innervosito e ho dovuto scaricare la tensione. Dovevo fare tipo un... Dovevo... Ecco. Vabbè, il form apre, come sempre, appena lo dico io. Primitivo. Oggi sei incazzato. No, ragazzi, è che sto testando questa personalità per le live. Scusami tanto, sto scherzando, bro. Sto sperimentando questa nuova mia personalità per le live di questo tipo. Perché quando gioco ai videogiochi sono chill. Quando invece faccio delle reaction devo essere tossico, capisci? Non lo so, è un test. Magari non funziona. Il mese prossimo provo YouTube Kids. Intanto, grazie ad Auro T per il tier 1, a Borrellone Pazzarello per i 10 bit, a Forza Benevento per il 14esimo mese. Ciao belli, come va? Ma il subgoal a che punto stiamo? Fammi vedere. Profile pick di Walter White per 3 giorni, 547 su 600. Niente ragazzi, sto mese non mi volete fare mangiare. Ciao Ile, grazie del terzo mese. Boh. Vabbè, grazie comunque del terzo mese, sei arrivato nel momento giusto. Allora, fatemi abbassare un attimo qua. Ora io abbasso questo. Come volume si sente bene o si sente troppo forte? Si sente troppo forte, forse. No, dovrebbe andare bene. Dovrebbe andare bene come volume. Dovrebbe andare bene. Allora, si sente bene. Perfetto, si sente benissimo. Meno male. Allora, a questo punto direi che possiamo aprire il forms. Quindi spero che abbiate avuto tutto il tempo per capire. Per capire cosa fare e inviare. Un Photoshop vale? No, è una chat fake. Non vale. Le risposte sono aperte. Trovate il messaggio pinnato in chat. Adesso lo ripinno giusto. E basta. Direi che avete tutto quanto. Non accetta richieste. Li accetta. Magari ricaricate la pagina. Aspetta, slash pin. Foto il form. Perfetto. Perfetto. Ok, fatto. Oh, come zero risposte. Non vi va? No, vedi che vi va. Joe Biden, ecco, partiamo veramente male. Allora, Simone, fammi vedere la tua chat con Joe Biden. Fammi vedere la tua chat con Joe Biden, Simone. Perché ci sta mettendo così tanto a caricare? Allora, pensavo fosse un troll, Simone. Pensavo fosse un vero troll. E invece è davvero una chat con Joe Biden.
Mi dispiace che non ti ha risposto. La cosa che mi fa ridere è che entrambi seguite Barack Obama. C'è una cosa che hai trovato un punto in comune con Joe Biden. Sia tu che Joe Biden seguite Barack Obama. Però posso dire una cosa? La vedi questa? Non ti ha risposto. Non ti ha risposto. Hi, what's up, happy new year. E poi gli hai mandato un reel. Secondo me sai perché non ti ha risposto? Per i reel. Perché gli invii reel. Non inviate i reel ai VIP, gli dà fastidio. E non lo dico solo perché a me danno estremamente fastidio, ok? Non lo dico solo per questo. Lo dico per in generale. Chi è sto VIP? Prince. Davvero hai parlato con Prince? Ah no, Prince del discount, il mio mod, non Prince, il cantante. S lunga, ma anche una chat... oh, ma pensavo fosse il cantante. Vuoi mettere avere una chat con Prince? Era un meme. Jack Salad, S lunga, ma anche una chat con Giovanni Rana ed Emerald. Cosa? John Lemon, sempre nel cuore. T'ha pure risposto, ma che cosa vuol, insomma? Ma non ci posso credere. Voglio scrivere anch'io all'S lunga, ma mi risponde? Voglio la chat con Giovanni Rana. Vabbè, t'ha risposto un cuoricino, eh? Continua così e inizio a mandarti solo reel. No, bro, per te è finita se mi mandi reel su Instagram. L'S lunga, però, non lo so, è vero, ce l'ha quella cosa... quella cosa... quelle vibes chill, proprio che tu gli scrivi e loro ti rispondono un cuoricino. Raga, clap clap all'S lunga. Fai una live in cui scrivi a vari VIP, no? Edoardo fa cose, chi è? Mi puoi sbannare dalla tua chat, dalla chat live. Please, dopo mi puoi sbannare dalla tua chat della Libe. Edo, il moderatore mi sbanna dalla chat, aiutami tu, please. Edo, dopo vieni su Discord. Edo, dopo vieni su Discord che chattiamo per la live o vieni sulla chat di Roblox. Edo, puoi sbannarmi dalla chat dopo la live? Cos'è successo? Allora, io stavo giocando perché stavo scrivendo, mi date una sub, ma per gioco perché volevo vedere se dovessero dismetterla. Ma mi hanno bannato, quindi ho fatto richiesta di ammissione. Ma niente, ho parlato pure con il moderatore, ma niente. Guarda, io sono abbastanza sicuro. Io conosco Edoardo. Io conosco Edoardo e lui è una persona tranquillissima. Ma stai attento a non beccarlo mai dal vivo. Se ad una fiera lo becchi, stagli alla larga. Perché se gli dici che sei la persona di questa chat, Edoardo fa cose e potrebbe alzarti le mani. Potrebbe. Io te le avrei alzate a priori. Edoardo fa cose. Dipende dal giorno, ecco. E ripeto, lui è la persona più chill del mondo. Però... veramente, Edoardo ti farà delle cose. Cosa ne pensi del face reveal di El? Ha fatto il face reveal? Davvero ha fatto il face reveal? Non ci credo. Davvero ha fatto il face reveal? Cosa ho cercato? Scusate, memoria muscolare. È El face reveal. È Nico? No, non è Nico. No, e qual è il canale di El Eternal Love? Eternal Love. No, non è vero, non ha fatto il face reveal, raga. No, aspettate, mettiamo un attimo in pausa la live. Ah, ma io già l'avevo vista la sua faccia. L'avevamo vista su Instagram. Ma questa quale fidanzata è? Nuova, avevo sempre... Cosa ridi tu, eh? Cosa ridi? Vabbè, no, ma in realtà l'avevo già vista la faccia, ragazzi. Come non detto. Shorts. Aspetta, ho aperto... Per gli altri io non sarò... Cosa ho aperto? Ah, è questo, giusto. Ma è abbastanza bella per stare con te. Ma è abbastanza... No, Lumiverse. E la mia voce non si sposerà mai bene con la tua... Dimmi che si vede la faccia. Tu non l'hai mai pensato. Hai sempre lottato... Bravo L, no, veramente L è un bravo ragazzo. Ma non quanto Edoardo fa cose, che si è sposato di recente. Dove mando la chat? Nel form che trovi pinnato o dove c'è scritto punto esclamativo form in chat? Ecco. Ah, ciao Giulie, grazie del settimo mese. Pa-pa-pa. Eravamo arrivati ad Edoardo fa cose. È un cantante che parteciperà a Sanremo che manco ascolto. Quel giorno avevo bevuto molto. Marianna, tu hai inviato a Setu questa cosa e lui ti ha pure risposto. Io conosco Setu da tantissimo, da anni forse.
E mi fa ridere. Mi fa ridere che tra l'altro è andato a Sanremo con un pezzo tipo e tu gli hai inviato Jorgen. Si chiama Jorgen? Si chiama Jorgen lui. Fantagenitori. Si chiama Jorgen. Tanto voi dovete sapere che Alice tipo 10 anni fa ha inviato a Favi J una foto su Instagram di quelle, sai, con la bomba che le puoi vedere una sola volta e poi non le puoi più vedere. Però non si sa che cosa sia perché non si ricorda minimamente cosa gli ha inviato in chat. Chi è sto VIP? De Magistris. Chi è De Magistris? Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli. Cosa? Volevo solo dirti che ci manchi tanto, sei il re di Napoli, torna presto! Hai una chat col sindaco di Napoli! Con l'ex sindaco di Napoli. Tutti i napoletani hanno una chat con De Magistris. Davvero? Quindi De Magistris è uno che risponde in generale? Cioè una persona che proprio di cultura risponde. Mio padre che lo conosce, davvero? È il mio. Cioè tu hai avuto la possibilità di parlare. Ma è l'ex sindaco di Napoli, ha meno follower di me su Instagram. Sono veramente infantile. Chiedo scusa all'intero stato del Napoli. Chiedo veramente scusa all'intero stato del Napoli per questa cosa. Il coniglio di Alice su Stardew Valley si chiama Palmucci. Va bene così. Va bene così. Ciao Sara, un grafico. Non so se vale come VIP, ma è l'unica che ho. In che senso un grafico? FM Visual Designer. Ah, vabbè, dai, ci sta. Gli hai fatti i complimenti. Non molto fanni. DF. Madonna santa. Io non sapevo ci fossero i DM su TikTok. Ci sono. Sai qual è la cosa più triste di questo screen? È che il messaggio non l'ha nemmeno inviato. C'è proprio il punto esclamativo di ehi, il messaggio non è stato il messaggio non è stato non è stato inviato. Mi fa un po' tristezza questa cosa. Mi dispiace. Ma poi ehi, buongiorno IDF, bro. Dagli il beneficio del dubbio. Ma questa me la ricorderò come la chat più deprimente della serata. Mi fa veramente tristezza. Kylian Mbappé. Chi è Mbappé? È il sindaco di Napoli, pure lui. Ah no, non l'ho copiato, scusatemi. È lo stesso di prima. Ah, è un calciatore. Ci ho messo un sacco per capirlo. Tripletta oggi, mi raccomando, se no perdo la schedina. Mbappé, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un miracle? Tu es le meilleur. Cioè, tu prima... Il bello è che non t'ha pure risposto, te lo meriti davvero. Se io fossi nei panni di questo calciatore della Juventus, non ti avrei risposto. Ciao, Signed Insided, grazie del 31esimo mese. Minchia, ci sei da una vita, fra, come stai? Come stai, bello? Poldo, io non ho mangiato per guardarmi la live. Ti voglio bene. La mia prof di matematica, che si crede VIP, quindi per avere buoni voti la secondo. Se lo viene a sapere mi ammazza. Buon pomeriggio, Livia. Spero che le vacanze estive procedano per il meglio. Scusami se ho tardato a risponderti, ma non riuscivo a connettermi a WhisCool tramite PC. Ho verificato e tramite app non sempre funziona correttamente. Mentre vabbè, sì, ok, professoressa. Potresti girare il messaggio a te gentilmente. Grazie e buon weekend. Professoressa Gambini, onestamente... Smash. No, ho sbagliato il gioco. Spero che questa clip non arrivi mai alla professoressa Gambini. Che spero con tutto il cuore che la professoressa Gambini non veda mai questa cosa. Allora, 11. Dave Rogers, quello che canta Deja Vu, leggete Initial D. È lui? Allora, aspettami. Questo è quello che ha cantato Deja Vu, I just been in this place before, higher on the street. Sì, bro, reale. Cioè, quindi lui è italiano, quello che ha fatto la canzone di Initial D, e vive a Bangkok. Ma non è italiano. Boh, a quanto pare.
Amici su Facebook, qua è importante. Qua è importante. Come ti chiami? Fabbro Coldwir. Chi è il VIP? Poteva essere tranquillamente Fabbro Coldwir, visto che hai il VIP qui su Twitch. VIP che parla con un VIP. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Sono sicuro di avergli scritto altre cose in passato, ma l'avrò perso cambiando telefono. Ma allora è veramente la chat con lui. Tu hai una chat col sindaco della Regione Puglia su WhatsApp. Michele, non Michelle, scusatemi. E allora, innanzitutto, che è sto sfondo da Insel? Ma no, la cosa più importante è: come fai ad avere il numero del presidente della Regione Puglia? Che poi l'ha pure letto! Immagina il presidente della Regione Puglia che sta al computer detectando se ci sono angeli nelle vicinanze della Regione Puglia, le solite attività della Regione Puglia. E che tipo dice, apre WhatsApp e trova, mi mandi la posizione di un certo Fabrizio Di Liso. Non lo so, io onestamente mi sarei messo a piangere. Mi passi il numero se puoi? Fedcall Lion. Dimmi che ti ha risposto, ti prego. No, tu sei uno di quei fan fastidiosi. Niente, mi dispiace. Tu, ma ho detto che io non valgo. Holdo, guarda. Emo. Ricerche elevate, Burzumoggi. Io. No, cioè una persona con me. Ora capite perché io non rispondo ai direct di Instagram. Perché ogni volta che io mi azzardo a rispondere un direct di Instagram, tipo grazie, finisce che mi trovo il cellulare pieno di messaggi di reel. Ecco, questo è il processo creativo per cui non guardo mai i direct. Ora potete capire perché. Chi è? Aspetta. Ciao Boldo, questa ragazza non è famosissima, ma su YouTube ha 160k. Ma chi è? Non ho capito. Questa chat stava parlando di album K-pop. Persi in Corea. Ma si è persa in Corea? Ah. Alice c'era solo? Credo. C'era Olo? Chi è? Non l'ho capita questa. Alice Puzzona. Lei di Poldo non può mancare, mi sono ricordato che non ho più Twitch. Mi sa che hai sbagliato a mandarlo, bro. Io ti invito a rileggere qua molto attentamente. Però ormai ti sei giocata la tua partecipazione e ti sei preso pure un insulto. Dorian B mi ha fatto gli auguri. Non era il mio compleanno, volevo flexarlo con i miei amici. Hai preso in giro Dorian B, ma io non ci posso credere. Ma sei una merda. Povero Dorian B. Ciao, oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri per favore. Se Dorian B sapesse questa cosa, mamma mia, gli faresti venire delle trust issue. Che poi ti ha risposto dopo 2 ore, tipo, madonna, poverino, sei una merda, ti devi sentire una merda. Sentiti una merda. Io lo seguo Dorian B, non è vero. Davvero segui Dorian B? Ora parlo sulla mia mano. No, guarda, io adesso lo avviso di questa cosa, non deve più rispondere agli auguri di compleanno. Basta. Marco, chi è il VIP? Io. Ah, è la chat con te stesso, molto divertente. Elena, Cristo, eccala, mi preparo. La polizia, qua adesso è seria la cosa. Si alza ad ostrare, sono diventato una killer perché ho fatto fuori una cimice. OMG, lo so, ora la pula mi cerca. Non è violazione, non dice nulla di strano, vero? Skibidi dob dob yes yes. Ho avuto una paura assurda perché non ho valutato che qualcuno in questa live potrebbe mandare le sue chat con un VIP che fa il viscido. Non ci ho pensato. Era per il meme. Anna Montana spagnola. Dai, forza. A parte che come ti chiami era per il meme. Spero ti piaccia il viaggio a Bucarest. Ok, va bene. Che cosa hai mandato?
ciao. Beh, te lo meriti, non ti risponderò mai. Perché? Perché non hai letto il form, imbecille. Non so se tu veda i DM, né se ti ricordi mai di una ragazza al Fantasy 6 che ha chiesto il video saluto per l'amico. Comunque devo comunicarti che l'amica ora siamo insieme. Grazie per la benedizione, Sedia. E vi dichiaro sgabella e sgabella. Felicissimo per voi. Ti vogliamo bene, Sedia. Sedia è la persona più wholesome del mondo. Se solo sapeste quello che mi dice quando parliamo in privato. Mamma mia, altro che... altro che... Tommaso, i liftiba. Davvero? È una chat con i liftiba. No, non so che Tommaso sia. Stavo per dire perché liftiba hanno una foto profilo anime. Sedia è una brava persona. Io non avrei mai risposto a quel direct così. Avrei tipo... risposto... così. Tommy, Gilberto il nano. Chi è Gilberto il nano? Gilbert Nana. A parte che è brutta sta emoji così. Grande Gilbert. Va bene, non so chi sia Gilberto il nano, però... skipperò avanti. Spero non sia davvero un nano. Bertra. La cosa funny è che non mi aspettavo avessi... ok, sono safe questa chat. Che bello, voi parlate di Warhammer. Ma è bellissimo parlare di Warhammer. Che figata, tra l'altro. Mi ricordo, tra l'altro, che Bertra mi fece vedere un negozio a Milano... fighissimo di statuine Warhammer. Ora però mi sfugge il nome. Però tipo ce ne sarà solo uno. Non sei un cazzo sul calcio. E meno male. Mi va bene così. Sara, è stato bannato qui su Twitch. Quindi vedi tu se vuoi guardare. Ho teoricamente censurato ciò che è necessario. PS rubriaca. Io non posso fare vedere questa cosa. Oh. Non po- scusate, non ho... Allora, diciamo che è andata molto... Volevo leggere la chat in privato, però, perché non si fa. Ok. È una chat molto chill, diciamo, però magari la skippiamo così non abbiamo problemi, va bene. Era una chat un po' strana, facciamo così, diciamo che no, non scrivete ai VIP quando siete ubriachi, soprattutto se poi questi VIP hanno intenzione di portarvi a letto. Lorenzo, disgacia, capo Gabbana, principe del Mississippi, madonna. Ti ha inviato un link di WeTransfer. Ah, vabbè, sarà tipo il... la promo per l'album, suppongo. Perché il cavaliere come desktop? Ciao Tommy, grazie del Prime, caro, benvenuto. No, ma perché non carica? No, carica. Ok, faccio. Chi è tu? Dai, ma smettetela. Ma il mio gruppo Telegram dei sub non vale. A parte che io non valgo, ho già detto che non valgo. E il Vigor Solf Italia. Vai, sono curioso. Mi spiegate perché ogni volta che bevo con una delle vostre sigles in bocca devo andare in fiamme? Cringe. No, li hai cringiati un botto, t'hanno fatto proprio... grave. Molto grave. Molto grave. Povere Erbigos. Maradona. Non credo sia veramente una chat con Maradona, mio fratello in Cristo. I just packed you in FIFA, hope you can respond. Bro, I ain't FIFA anymore, you little shit. Oh yeah, that's right. And I'm also dead, you dumb, so shit time, sorry. L'hai pure presa da TikTok, capito quanto sei cringe, bro? Chris, mitico Prince, di nuovo. Madonna, Prince, sei un maniaco sessuale, non rispondere mai più così. Come ti chiami? Bianca. Francis Dream, la più famosa in cui hai parlato. Chi è Francis Bianca, di... Vabbè, ma ti ha risposto a un commento. Ci sono io in alto a destra così. Va bene. Va bene. Non la considero forse molto una chat. Giacomo, Fieric, l'ho scelto un po' a caso e sono di fretta. Se non giusto vuol dire che non ho capito il tema. No, hai capito il tema. Fieric. Non...
Non... Cosa? Non... Cosa? Non hai capito il tema. Facciamo così. Non ha capito. È confermato. È che io penso che sono molto facili come, come consegne. T-Rex Raptor è una risposta che piace da un commento pubblico. Non so se conta. Grande T-Rex Raptor. T-Rex Raptor ne capisce veramente. La persona più giusta del mondo. Matteo Saturn, uno youtuber di 98k. Minchia. I vips. Che c'è? Ma che tirartela? L'ho letto solamente con la voce sua. Erv, un mobile Ikea. Madonna ragazzi, oggi è giornata di troll. Dove lo mandi il corso completo? Tu fai la sub e poi ti arrivano. Non è uno scam, giuro. La sub ce l'ho. E arriverà allora, sì sì, qualche cosa tecnica e ci siamo. Speriamo non sia uno scam, non voglio fare la fine di mia zia Giuseppina truffata da Big Luca. Non ho Big Luca fuffa, io serio. Mi devo fidare, sì sì, Dubai, motivazione palestra. Mindset, sia di me stesso, yes. Mi sono appena abbonato ma non mi hai cagato di Striscio. Perché non hai mandato la cosa, quindi io non lo posso sapere. Devi ricaricare la pagina e ti dice condividi, così mi arriva. Ehi, ha fatto la sub. Comunque grazie bro. E grazie anche a Galanz per il tier 1. Poldo, ho dato il premio ad un altro streamer. Non mi si sono scorchiate. Ok, perfetto. Adesso ti ho minacciato. Semplicemente muso. Ecco, vediamo che t'ha scritto. Vabbè dai, non sono molto funny però come chat, sono molto tranquille. Cat, chi è Cat? Caterina Rizzi. Non so, purtroppo non lo so. La sedia con... ha due gambe. Ragazzi, sedia non è un VIP, eh. Non t'ha pure risposto. 65 euro per una pizza col prosciutto. Ma siamo matti, con cosa è fatta? Con farina d'oro. Bra, da quando ho detto a Sedia di smetterla di rispondere ai direct sta molto più calmo. Ciao Alex Brush, grazie del Prime, bello, benvenuto. E grazie a You Are My Waifu per il secondo mese, ciao belli. Non è un quadripede. Che è un quadripede? Shrek is love, Shrek is life. Ecco perché la sedia a due gambe non ti risponderà mai. Perché quando entrerà nella tua chat vedrà che gli hai scritto Shrek is love, Shrek is life, e ti ignorerà malissimo. Sei stato tu a farlo, smettere di rispondere. Sono stato io. Sono stato io. Charles Leclerc è il pilota. Auguri Charles, buon compleanno. Vabbè, secondo me l'ha letto. Secondo me l'ha letto e... non ti ha risposto perché era impegnato a fare una corsa quel giorno. Secondo me dovevi... Shamzi, non conosco. Vorrei chiederti due cose. Che build stai facendo? Visto che sembra bella roba. Poi per caso sei di Prato, la mia città. Shamzi, Shamzi ha 692.000 follower. Stavo per dire che Shamzi dovrebbe tirarsela meno. Capisco perché non risponda. Sanguisuga Pog, vabbè, Sanguisuga Pog repostano pure se scrivi qualcosa. Looks like nut. T'hanno pure risposto, ma è bellissimo. Grandi Sanguisuga Pog. Grandi Sanguisuga Pog. Pipiripipi. Emma, sedia. Sedia non è un VIP, non fa ridere. Che un inghiere danno troppo aria, penso di fare omicidi e scamparsi a mani pulite, che infami. Devo fare un discorsetto a sedia. Chi è sto VIP? Boh. Ciao, potuto sono tuo fan. Oggi un mio compagno mi ha detto che ti ha incontrato. Spero di incontrarti anch'io. Detto questo, buona serata. Se posso difendermi dall'essere una cattiva persona, probabilmente ero impegnato. Perché non l'ho nemmeno letto. Non cambia la mia posizione. Però insomma volevo in qualche modo cambiare. Maleducato. Tu sei un maleducato. Cafone! Huge ambassador di Versace e membro degli Stray Kids. I BTS praticamente. Scusa, mi fa un po' ridere. Mi fa troppo ridere. Ma...
ha 8 milioni di follower. Madonna santa. Tu mi ghosti, leggi ma non rispondi. Allora pensa quanto ti odio. Di chi è il cappellino? Mortician. Comunque non lo so, dipende. Che dipende da cosa mi scrivi, bro. È che io in generale non rispondo nemmeno tipo ai miei amici su WhatsApp, quindi è proprio un problema mio personale. Questo è il vostro streamer. Un tizio che gioca ad Ark. Cioè tu mi hai detto che questo gioca ad Ark, tu gli hai scritto dovresti fare un server. Per cosa? Per Ark. Non gioco più ad Ark. Cioè dove è scritto un tizio che gioca ad Ark, che ha risposto letteralmente non ci gioco più. Bad ending, bro. Veramente bad ending. Come ti chiami? È la Philadelphia cosa? Adoro la vostra Philadelphia. Grazie mille, Aldo. Come ti piace gustartela? Raccontaci tutto. Madonna, che viscidi. Mi piace... Ci stanno provando palesemente con te, bro. Mi piace tantissimo gustarla. Magari sopra un po' di sushi. È davvero squisita. Emoji della bava. O magari dentro un panino accompagnato con altri ingredienti. Oppure semplicemente su una classica bruschetta. È davvero wow. Ma tu gli rispondi pure. Madonna, cioè questa è una chat di sexting. Ci fai venire l'acquolina in bocca. Emoji. Ragazzi, Philadelphia, maniaci sessuali, io vi ho avvisato. Ciao Zeppola, grazie del quinto mese. Comunque ho deciso di togliere la sub a Sabago e Sedonia per donarla a te, successivamente a Sedia, dato che siete super wholesome. Awesome, non vedo l'ora di Games Week. Zeppola, grazie di cuore del quinto mese. Ah, dovevo ringraziarlo per la sub, gli ho... L'ho ringraziato in modo particolare. E grazie a Jack Salad per il secondo mese. Ciao Jack Salad, come stai? Io non so perché ho il tuo nome che mi gira in testa. Mi sa che avevi partecipato forse a qualche Fortnite ed eri diventato un mezzo meme, non mi ricordo. Kevin fa più apparizioni qui che live su Telegram. Che su Telegram? Ah, ciao, ciao Kevin. Chatto con il vecchio profilo di Dennis Dosio. Oh no. Il cappello che è svolazzante, la cina e le mutande, le lentiggini sul naso e il fiore nella coperta. Ciao Alessandra, come si chiama tua sorella su Instagram? Così le scrivo in DM. Era per gli auguri di compleanno e basta, vero? E io? Era per gli auguri di compleanno e basta, vero? Denan mi aveva bannato per il meme. Ah, ok, ora mi ricordo. Bellissimo. Peppe, Ludovica Pagani. Oddio. Anche la zanzara ti ama. Sbavava, ovvio. Era un ahaha. Oddio, ho sbagliato a scrivere. Nel 2019 tu hai scritto a Ludovica Pagani su Facebook. Povera Ludovica Pagani che ti ha risposto sbavava e doveva risponderti ahaha. Dove sta il modulo? Pinnato in chat oppure punto esclamativo form in chat? Povera Ludovica Pagani. Ennesima, in verità ci ho avuto conversazioni molto più lunghe, ma ho deciso di mandare questo skin. A 138.000 iscritti, spero vada bene. Ah, proprio si chiama Ennesimo. Vabbè, Ennesimo è molto felice, insomma, che gli hai risposto. Bravo Ennesimo. Edoardo fa le cose, non lo conosco. Edo, vai a letto, è tardi. Corro. È un uomo sposato. Basta. Portate rispetto agli uomini sposati. Chi è sto VIP? Barbascura X. Non conosco. Signor Barbascura, se la invitassero a fare una spiegazione speciale su qualcosa che interessi la scienza ad un'assemblea di istituto al piano di Rosa, accetterebbe? Non faccio queste cose purtroppo. Non ho un buco. Sono piano fino all'anno prossimo. Va bene. Scusi per il disturbo. Barbascura X, io dovrei prendere esempio da Barbascura. Adesso mi metto a rispondere ai direct, mi sento in colpo. Vado a rispondere ai direct, raga, non va bene. Non va bene. Non va bene, non va bene. Ma devo, poi mi sento in colpo. Beh, ho aperto i direct e il primo direct che mi è spuntato è uno che mi ha inviato un reel di una cosa totalmente a caso. Non... Vedete, poi io non che cosa devo rispondere? Grazie, bel reel, fai schifo.
Cioè, questo è quello là, questo è quello che succede quando vado per una volta a rispondere ai direct. Fai schifo, non sei più quello di prima, non rispondi più ai direct. Una roba veramente fuori di testa. I giudici di Junior Bake Off Italia 2. Aspetta, cosa? Allora, mi fa molto piacere che tu eri tra i... Sei molto bello, Pietro, ed è molto figo che hai partecipato a Junior Bake Off Italia 2, ma non c'entra molto, mi sa, con la live di oggi. Però è molto figo, molto epico. Chi è sto VIP? Pogodoggo. Oggi Pogodoggo mi ha scritto su WhatsApp. In sella al suo destriero, catamarano, con in testa un sombrero, una brocca in mano, pronto a torturare l'amico di sempre, o meglio dire nemesi di sempre. Auguri per i 100k. Cuore, cuore, cuore. Oggi mi ha scritto, vi leggo subito la mia chat con Pogodoggo. Allora, ciao Poldo, e io gli ho risposto, ciao brutto figlio di puttana. Ovviamente non è vero, non è vero. In realtà mi ha scritto, sono lo schibi di toilet illegale. Aspetta, si vedono numeri di telefono? Posso prendere tecnicamente? Vabbè sì, mi ha scritto, sono lo schibi di toilet illegale. Vabbè, non si legge benissimo, però mi ha scritto uno schifo di toilet illegale. Questi sono i vostri miti. Angelica, ciao Polderi, lontano 2015, ed ero una fan 14enne sfegata di FabiJ. Avevo una fanpage dove facevo edit su di lui. Oh mio Dio, bellissimo. Madonna della Madonna, vero che mi vuoi bene? Lo sai già, cuore. No vabbè, grazie idolo. Era il 2015. Giulia, quanti anni hai adesso? Vabbè, FabiJ è un erede del Dario Moccia. Lo sai già. No, è Moccia che copia i meme di FabiJ. Troppo 2015. È il 2015. Se avevi 14 anni nel 2015, ora quanti anni ha? 21 anni? Allora, se questa chat è del 2015, aveva 14 anni. Ora 8 anni in più, quindi ha 22 anni. Tu quanti anni avevi nel 2015? Io nel 2015 avevo 14 anni. Quindi ha 21 anni. O 22. Scusate ragazzi, la matematica purtroppo non è il mio forte. Vabbè, sta di fatto che a 21 anni rendersi conto di aver avuto una fanpage di FabiJ è tipo... L'hai fatto, c'è uno step di vita da fare. Anche lì c'avevo una fanpage di FabiJ. Andrea Bocelli, cosa? E come ha fatto a rispondere? Oddio, ole. Mi si è bloccata la faccia. 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 Rick Astley. Vai, vediamo che hai fatto a Rick Astley. Daniele, se Rick Astley potesse spararti, ti sparerebbe due volte. Ti sparerebbe veramente due volte. Anastasia Sereda. Chi è Anastasia Sereda? Però ti ho detto have a great holiday. Thank you so much, you too. Chi è Anastasia Sereda? Come non lo sai? Ma è una ragazza, dovresti conoscerla. Però è alla batteria. Magari è una gay, una rocker. Anastasia. No, ma è una ragazza 2D. Anastasia Sereda. È una tennista. No, è una batterista. Oddio, è la batterista dei Slipknots. Ah no, è una youtuber batterista, va bene. Che ha 350k. Ah, ma ho capito chi è, porca miseria. Ci ho messo un sacco a capire. Ok, figo. Una gamer. Volevo dire gamer. Isabella, Gianmarco Zagato. A me tu hai risposto. È stata una conversazione molto profonda in cui mi hai detto che hai preso un nuovo controller. Dubito fortemente della cosa. Gianmarco Zagato.
Cioè, ma come hai potuto nasconderci questo video fantastico fino ad oggi? Ci ho provato in tutte le... Aspetta, lo leggo con la voce di Gianmarco Zagato, va bene? Ci ho provato in tutte le... No, non parla così, è sbagliato. Ci ho provato in tutte le maniere, ma in realtà in molti avevano intuito che esisteva. PS, non è l'unico video che non avete mai visto. Ce ne sono altri molto personali che tengo lì. Forse un giorno usciranno. Gianmarco Zagato... Bravo. Bravissimo Gianmarco Zagato. Nate, ti ha risposto Nate, davvero? Wow, bravissimo, bel glow up. Cioè, intendo da quando hai iniziato a fare palestra. Continua così. Allora, intanto i complimenti a Nate ci stanno, però devo farti una critica. Che non riguarda fare dei complimenti sul fisico di una persona, ma... Cioè... Non si scrive C apostrofo e accentato. Si scrive C I O E. Perfetto. Giorgia Meloni, dai, ti prego, dimmi che è Giorgia Meloni. Non è vero, dai, dimmi che è fake sto screen. Dimmi che è vero. Dai, dimmi che è vera questa chat. Allora, il cuore... Non ha così pochi follower la Meloni. Sì. Fansta. Non è Giorgia Meloni. Non è Giorgia Meloni, non mi fido, è fake. C'è scritto Fansta, è un Finsta. No, ragazzi. Tradito nell'anima. Chi sei? Ma poi c'era pure scritto qua Insta fake Matilde. Le botte. Cioè no, volevo dire assolutamente no. Non ho minacciato una ragazza di menarla. No. Ciao Litio, grazie. Il terzo mese. Grazie di cuore del terzo mese. Pipipi. Ciao Sasso, Maria Sofia Federico. Eccala. Ehi, grazie tante per il like. Oh mio Dio, dimmi che non è una cosa porno o altro. Ehi, grazie tante per i like. Per il like messo al mio ultimo post. Mi farebbe immensamente piacere che le persone apprezzino un lavoro così importante per me e per tutta la grande causa a cui rivolgo. A questo proposito, ti farebbe piacere far conoscere sempre più gente tramite una semplice ricondivisione sulle tue storie. È un gesto piccolissimo che non costa nulla, ma mi darebbe una mano incredibile. Ti ha scritto pure a te Maria Sofia Federico? Davvero? Che gli avevi scritto? Che gli hai scritto a Maria Sofia Federico? Che cosa hai scritto a Maria Sofia Federico? Ma soprattutto, qual è la causa? Ciao Maria, oggi ho mangiato la pasta, era cucinata molto bene, guarda la fotografia. Cioè, Maria Sofia Federico ti manda un messaggio in cui vuole sensibilizzare il pianeta e tu gli scrivi guarda che bella pasta, visualizzato, guarda che bella pasta. Ma che c'è qua sotto? Buona gnam 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 con Mahmood, ma che cazzo? Va bene, povera Maria Sofia Federico che viene trattata così. Dennis Dosio, era 2 anni fa. Ciao, sei il mio idolo, ti amo. Viva le patatine, rispondi please. Ciao. Emoji del flex. Cuore cuore. Ragazzi, attenti, perché i VIP non sono quello che pensi, cioè quello che pensate, sono molto più pericolosi da... Eh? Sì, io ho ucciso un mio fan. Nel 72 è stato. No. No 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 no. No 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 no. Ho fatto amicizia con Berro Fronzo. Allora, io ho molta paura ad aprire questa chat, quindi l'aprirò qua. No, 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 no! Dicevo. Mi consento. Allora, apriamo questa chat. Ci sta, mi consenta. Ci sta, allora, è una chat molto normale. Va
Vabbè, dai, ci sta. Cos'è 17 punto interrogativo? Mi hai promesso di togliere il VIP a Fab? No, no, deve, ancora un po' deve tenerselo. Che cos'è 17 cosa? 17 mesi di sub? Mi consenta. E Cristo, eccolo. Chat pericoloso. Io al giorno 70 per miracolo erano tutti pazzi. L. Comunque c'è il 9 novembre. Buono. Che vuol dire L? Cioè loser, tipo, ti ha fatto il loser. Cristo, una persona di merda che dà il loser ai suoi fan. Eh? Perché? Ah, giusto, ho detto che Cristo è una persona... Un pad per due. Chi è un pad per due? Mi dispiace moltissimo per voi, spero che guarite presto. Che carini, t'hanno risposto col cuoricino verde. Però una cosa, bro. Io ti apprezzo un sacco. Perché tu dai sostegno alle persone a cui vuoi bene. Tu dai sostegno agli streamer. Dai sostegno a tal punto che loro ti rispondono perché sanno del loro sostegno. E loro sono felici così. Ma c'è un problema. Mi dispiace moltissimo per voi. Spero che guariate presto. Perché spero che guarite presto. È sbagliato, ma questo errore non toglie che rimane comunque un messaggio carino. Ecco, questa è la cosa più importante. Porca troia, stai zitto Poldo. Ragazzi, se sto zitto poi non c'è contenuto. La sieda a due gambe. Non voglio, perché il mio secondo messaggio è cringe. The Legend of Sedia, Tears of the Sgabelli. Allora, dovete sapere che Sedia odia qualsiasi cosa che viene fatta con la sua faccia o col suo logo, ok? Io una volta ho fatto un Photoshop della sedia a due gambe, però fatta interamente di carne. No, l'ho fatto io. No, e allora io cosa ho fatto? Ah, io ho fatto la sedia a due gambe, però fatto interamente di facce di sedia. Sedia odia qualsiasi cosa fatta con... Ecco, questa è la foto. Eccola, guarda qua che bella. Sì, questa è Sedia se fosse nudo, praticamente. Niente, Sedia odia qualsiasi cosa che viene fatta con la sua faccia. Ecco, aspetta, ve la faccio vedere. Questa qua era la sedia, però fatta tipo di pelle. Diciamo così. E niente, lui odia qualsiasi cosa sulla sua faccia. Quindi mi raccomando, non inviategli mai nessun meme con la sua faccia, perché sennò potrebbe arrabbiarsi tantissimo. Wow. È disturbante. Dimmi. Ciao, Dadoloso, grazie del tier 1. Bello, benvenuto in live. Luca, Gianluca Vacchi. Hey Gianluca, ti seguo da molto e ti volevo chiedere se mi potevi dedicare una querela. Gianluca Vacchi ha 22 milioni di follower. Perché ti dovrebbe querelare? Che cosa hai fatto? A parte che... Niente, non commento. Poldo, ti avevo mandato il mio gattino, eh? Sì, ma io non valgo. Poldo, ho preso un gattino e l'ho chiamato come te. E io non ti ho risposto. Qui ho fatto male. Ammetto che non l'ho visto, perché sennò avrei risposto. Il tuo gattino è molto bello. Poldo, l'hai visto Pulp Fiction? No. Vergogna di sei una merda. Ma era un gattino. Lohana, randagiamente, sono la tizia che ti ha portato... Ah, il capitano della ciurma e il disagio Barbascura X, è solo una parte. Gentilissimo, come sia di stare tu e Tiara d'Erba, grazie ancora. Oh, ciao. Che carino, quindi lui legge anche tutti i papironi. No, è Barbascura. Figo. Tearless Raptor non ti ha mai risposto in DM? Tiara è proprio un Chad. Comunque è figo, dai, sono molto felice che comunque Barbascura abbia questo modo di fare. Un po' me lo aspettavo da lui, perché sembra veramente una persona dal cuore d'oro. Sedia. Ma perché tutti mandate la chat con Sedia? Anch'io ci parlo. Sto comoda. Stai schiavizzando un tuo simile solo perché ha quattro gambe. Ma non hai sentito la sua opinione. Ah, quindi gli piace? Se così non mi intrometto, buona serata. Niente, ho chiesto, avevi ragione Rip. Quanti schiavi ha Sedia al momento? Due.
Sedia è molto simpatico. Barbascura risponde anche a Eril. Io credo che questa cosa non sia vera. Sofia Di Martino. Chi è Sofia Di Martino? Ciao Sofia, sei davvero fantastica, ti adoro. Domani esce Loki Season 2, scommetto che sarà una bomba. Continua così. Happy Loki Season 2 to 8 minutes late. Chi è Sofia Di Martino? Seguite entrambi Mark Ruffalo. Chi è Sofia Di Martino? Scusate. Sofia Di... Logo recitato in tastiera. Sofia Di Martino. Oddio, ma è la... È la fidanzata... Di Gabby? Sai che mi sa di sì? Questa stava con Gabby, vero? Mi pare. I cara calma. Chi sono i cara calma? Per forza! No, vabbè. Mi è uscito così, come dire, automatico. Se ci fosse stato Sedia si sarebbe arrabbiato tantissimo. Ci vediamo a Benevento! D'altronde, grandi, i cara calma sono fan di Dario Moccia. Già dal 4 novembre, assurdo. Chi sono i cara calma? Cara calma. Non conosco. Aspettate un attimo, ragazzi. Cara calma. Non conosco comunque. Jay è uno scrittore che aveva iniziato le scrivere, ma il profilo di Twitter era un troll di una tipa che avevamo creato io e delle mie amiche, e quindi pensavo di stare scrivendo ad una quarantenne lol. Cosa? Appena l'ordine... Mi sta chiamando su WhatsApp? Chiamata vocale in arrivo. Ma chi è sta persona? Una chiamata vocale in arrivo da un numero che non ho salvato. Ma che stracazzo. Ok, va bene, ignorerò il mio telefono. Appena lo ordini, mi invio un messaggio così aggiorno la ministra per intomare le prenotazioni. Inoltre, se hai Facebook, mi piace invitati alla pagina dedicata ai miei romanzi. Ricorda sempre però che per un emergente il tempo è davvero tiranno. Dalle librerie ti ci vorrà circa una settimana. A me consiglio sempre Amazon, che impiega anche un solo giorno. Tum, ting, tritin. Punch, click clack, non so cosa sia. Scusate, non so perché ho letto l'emoji in questo modo, però sono molto contento di questo messaggio perché mi è piaciuto moltissimo, quindi complimenti a tutti. Dragon Stick. Quello di Dragon Stick. È stato bello guardare il buco di Fortnite ieri per ore. Tutti pori. Sei così vecchio, dude. Eh già. A faccio cazzo. Chat generiche, proprio senza alcun logico. Caparezza. Uè, capare, zitto medico. È fake. Sono abbastanza sicuro che questa chat sia fake. Ragazzi, questi sound effects l'Italia ci faccia una library, grazie. Niente, domani... Your pizza is outside. Ok. Ok, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp che ho scritto Your pizza is outside, ho molta paura. Comunque credo che questa chat sia fake. Che poi, oddio, però Mickey Mix. Altro prank, no, vaffanculo, non vado ad aprire la porta, piuttosto se ne stanno là. Che poi ti ha risposto subito, capare. No, ma mi sa che questa chat è un po' fake, eh. C'ho questa sensazione. Credo che la porterò avanti. Malgioglio, chi è?
Cristiano, io e la mia amica ti adoriamo. Cuore. Oh, che carino. Certo, non capisco perché perché i vostri genitori vi abbiano chiamato tipo in questo modo tremendo, però ciao Dado Losso, grazie al tier 1, ti ho già ringraziato, mi sa, sono stupido. Cristina, Ludovica Martino, l'attrice di Scam Italia. Madonna, ma perché le persone hanno il mio numero su WhatsApp? Non è normale questa cosa. Block. Addio. Ludovica Martino. Ludovica Martino ti ha mandato un cuore. L'attrice di Scam Italia, non so cosa sia purtroppo. Alice. Alice chi? È la, letteralmente Alice. No? Andrea, chi è Andrea? Come chi è? Chi è Andrea? Vabbè, una chat con una persona. Poldo blocca quel numero, l'ho bloccato. Mia nonna. Va bene. Francesco, io il numero di cellulare l'avrei comunque censurato se fossi in te. Il bot per sponsorizzare il film di Fluff. Pensa quanto sei triste. È fake. Spero. Vorrei che fosse fake. Vorrei davvero fosse fake. Cioè, vorrei davvero fosse real, scusami. Andrea Catamarano, Kama. Vabbè, niente, oggi abbiamo scoperto che le vostre chat con i VIP sono estremamente noiose. Marco Buono, Pietro. Mi dai le fazzolette lì? Grazie. Chi è Marco Buono? Chi è Marco Buono? Non so chi... Mi sa che non lo apro da un po', 10.000 messaggi. Chi è Marco Buono? Ma perché mi stanno schiando un sacco di numeri con ste cazzo di VPN di merda? Sì, Dio box, da dove cazzo è uscito il mio... Citrullo, nome? Citrullo! Cos'è stato? Cosa? È stato citrullato. Poi non ti fidare di quei numeri. No, ma mi stanno scrivendo su WhatsApp un sacco di numeri, tipo classici numeri fake, scrivendo "Hello, we are the pizza restaurant". Nicolò, la sede a due gambe, fanni chat. Ma andiamo a vedere. Ci hai mai giocato al The Ring? Sono un tuo fan. 6 più 4, no, se non lo sapevi, boh. Me ne vado. Fansta, fake, altamente fake, anche perché non ha quella foto profilo. Quel pazzo sgravato di Yuri Pomo. Madonna, come sta stampina? Ma Gesù Cristo, stampina. Elena, uno dei teatri più importanti della mia città. Quanto mi manca sul Rust? Vabbè. Oh! Il Teatro Odo ti ha mandato un messaggio su WhatsApp. Cioè, ma ti ha scritto lui per la prima volta. Secondo te cosa... Secondo voi, ragazzi, cosa c'è in questo messaggio vocale? Ci sarà qualcosa tipo buonasera, teatro. Alessandro Cecchipone, ma è stato bannato su Instagram perché ha gherato. Oh no. Signor Cecchipone, come ha trovato la sua esperienza sull'isola? Era da tanto e non parlavamo su questo gruppo. Erotica. Non è Cecchi Paone. Anche perché perché hai dovuto cancellare questo utente, questo... Ah no, perché questo è quello sotto. Non è davvero Cecchi Paone. Non posso saperlo, non ho le prove. Marco Togni. Mo t'ha scritto tipo... Grazie! Per favore, mi farebbe molto felice una tua recensione su Amazon. Spero positiva. Puoi farla anche se non hai preso il libro su Amazon. Grazie. Chi è Marco Togni? No, lo so chi è Marco Togni. Niente, ragazzi, le vostre chat sono noiosissime. Stimolamente. Perché non hai la sub, ecco perché. That's the solution.
Sedia, ancora sedia. Mamma mia, ma vi risponde solo sedia. Sedia risponde a tutti, ecco perché. Matilde, Ornella Zocco. Who the fuck is Ornella Zocco? Mi fa male la testa. Va bassa sta musica. Ciao Ornella, una mia amica di nome Bianca il 9 maggio compie gli anni. Potreste farle gli auguri? Grazie mille. Ornella in questo audio risponderà: grazie mille, ti adoro. Ornella, sempre un piacere parlare con te. Sedia. Sedia, Sedia risponde a tutti. Oppure sono solo io l'unico a cui non risponde. Marco Merrino, ti ha comprato un basso, vero? Vero che lui odiava queste vignette. Mi ricordo, ci fece un'intera live su queste vignette. Mi ricordo che un tizio su Instagram gli scrisse che voleva suonare il basso e lui ha comprato un basso, tipo, ancora sto BTS, porco due. Fred Tosse. Bra, molto figo, bra, molto, molto divertente. Jerry Scotti, vai. Io ho scritto un messaggio molto importante a Jerry Scotti su Instagram. Gli ho scritto un messaggio importantissimo a Jerry Scotti su Instagram e Jerry Scotti si è limitato solamente a non leggermi. Invece tu gli fai un cazzo di meme di merda dove ci sono loro strecciati fatto male su Jojo e ti mette il cuore e ti visualizza. E a me gli ho scritto un messaggio di lavoro importante e non mi ha risposto. Va bene, Jerry Scotti. Ti tengo d'occhio. Ti tengo d'occhio. Chi è Yandere Deb? Ah, è un... uno sviluppatore di Yandere Simul... Salvini. Orsettino mio, mi saluti, sono big fan. È ovviamente fake, è tipo la schermata di Instagram più stupida che abbia mai visto. Non è molto famoso, ma è il tecnico di streaming. Sono fuori di testa, Belin, quanto ci vorrei andare. I fan dei Maneskin, i migliori. Poche Millennium, quelli italiani. Io, oddio, Poche Millennium su quelli che hanno mandato nello spazio per la prima volta un cane, tipo nel 40 qualcosa. Ciao Fra, sono con un mio amico, vuoi giocare a Garting Phone? Purtroppo stiamo lavorando a contenuti da portare sulla pagina e siamo impegnatissimi. Ma ti pare che loro possono giocare a Garting Phone? Ma ti pare che loro possono giocare a Garting Phone? Ma non disturbarli, stanno facendo le loro cose sui Pokémon. Ma ti pare? Steph e Fere ha 12 anni. Non t'hanno mai risposto, mi dispiace un sacco. Poldo, giochiamo a carta, forbice, sasso. Non vedi che sto leggendo le noiosissime chat dei miei iscritti? Cristo. Capisci perché non t'ha risposto. Corinne, lo screen della chat è messo sulle storie. Dennis, ti amo, sei la mia vita, sposami. Amore mio, ti amo, sei la mia vita, sposami. Ti voglio, sei troppo buono. Ha, good night. Good night, baby. Mi fa male la morale. Emma Watson. Se ti ha risposto Emma Watson, quanto godo. Follettina non mi ha risposto. No, cosa hai scritto a Follettina? Ti va Orgia con il Gabibbo, Gianni Morandi e Salvini.
Oscar, sei un cafone. Sei un cafone di merda, sei. Sei un cafone di merda. Ma che cosa scrivi ste cose a follettina? Porella, porella, sei un cafone. Cafone, cafone. Non si scrivono ste cose. Seida. Perché nessuno riesce a scrivere Seida? Rispondi, me per Poldo. Ti per me sei un VIP, ma per lui no. Devastalo. Rispondimi, ti prego, sto piangendo. Non ti risponderà mai, bro. Signore Limoni. What? Ciao, sei un grande. Grazie. Ma risponde con l'emoji dei limoni. Oh mio Dio, che imbarazzo. A me rispose Gal Gadot, mi pare. Cosa? Forse il suo account manager mi rispose una storia. Davvero? Mio Dio, perché dovete trollare, figli di puttana, che non siete altro? Trenitalia Regione. Oddio. Per il 2 luglio. Il bus di tuo interesse partirà allora riportato dal piazzale antistante alla stazione. Possiamo fare altro? Vorrei sapere le coordinate esatte della fermata, perché non vorrei sbagliare. Ti confermiamo che il bus FI28... Ti confermiamo che il bus FI285 partirà dal piazzale antistante alla stazione Bologna Centrale. Grazie per averci contattato. Ciao, il punto di fermata è SS64, lato Piazza delle Medaglie d'Oro, viale Pietramella, con le spalle al fabbricato viaggiatori. Grazie. Ma tipo, puoi avere una chat di sexting con Trenitalia? O è meglio di no? Ancora la sedia a due gambe, è incredibile questa cosa. Ma tu hai sto font? Ma perché vi cambiate i font del telefono, ragazzi? Io questa cosa non la capirò mai. A volte mi trovo veramente la gente che c'ha i peggio font. Crunchyroll Italia. Crunchyroll, posso farvi vedere il mio cagnetto? So che vorreste tanto vederlo, ma non vi è permesso, quindi ve lo manderò lo stesso. Eccovi serviti. Allora, bro, il tuo cagnetto... Diciamo che, allora, non è che voglio dire che non è bellissimo, è un po' strano perché ha questa cosa da pesce, da squalo martello con gli occhi che escono fuori. Diciamo che il tuo cane è molto bello. Che cane di merda, no, assolutamente no. Il tuo cane è bello nella scala dei cani di questo tipo. Nella scala di cani di questo tipo è molto bello, però a Crunchyroll non è piaciuto, mi sa, eh. Tu, businessman. Ah, è la nostra chat di Instagram, perfetto. Pium, pium. Virtua Riot, produttore di musica. Ah, Virtua Riot, certo che conosco Virtua Riot. Pensavo d'avesse risposto a roba importante, invece niente. CHXCO, cecco. Che cecco, non ti preoccupare, anch'io prima pensavo che da parte del torno, perché dire non me ne frega un cazzo a una persona morta che è stata incastrata da più gente, che aveva tutti contro, mi sembrava tanto carino. Se vedi tutto, mi sembrava giusto anche per una persona poco empatica, non è normale, ma vabbè, questa è un'altra cosa, non è colpa di Lollo, è colpa di come dice. Ti ringrazio, ma colpa è anche di Lollo, vede le mie storie e sa che sta succedendo, ignora, non è solo colpevole. Ma che beef è? Non capisco. Poi Lollo chi è? Lollo Lacustre? Non posso rispondere così. Carlo Conte. Chi è Carlo Conte? È Giuseppe Conte. Dottore, voto deck da 1 a 10, sparati in culo. Elephant Brain, gruppo alterno di rock italiano. Ma perché anche tu hai il font pixel su... Vabbè. Abbiamo l'ultimo. Shrek. Allora, se posso, questa è stata la forms night più merdosa di tutte. Ma è finita con un tizio che mi ha inviato lo sfondo di Shrek. Capisci quanto è banale senza personalità come cosa? È veramente da omologazione generale. Non puoi arrabbiarti con me, è colpa della società in cui viviamo. Prossima Forms Night, ragazzi, vi chiedo di inviarmi il pisello. Così siete tutti bravissimi. Gabriel Pasculli. No, ho letto davvero chat. Si può fare di meglio? Sì, diciamo che in realtà oggi qualcuna c'era, La maggior parte erano chat pupù, la maggior parte erano chat un po' di merda.
Ma chi parla con i VIP, bro? Effettivamente. Oddio, il mio gatto sta rubando i spinaci. Forse dovevi avvertire prima. No, vabbè, ma in realtà a me interessavano chat vecchie. Interessavano chat molto molto vecchie, sai, di quella roba, tipo, sai, quella volta in cui ho scritto a Luke4316 nel 2013 e mi ha risposto. Peccato, forse eravamo un po' pochi e quindi non è apparsa a molti. Mega peccato, semplicemente non è apparsa alle persone sbagliate, non è apparsa alle persone giuste questa cosa. Chi mi ha mandato Leo? Ecco, era Megan Fox. Ma non ti ha risposto nessuno, bro. Non ti ha risposto, ti ha visualizzato. Che è diverso. Ti ha visualizzato, bro. Mi dispiace, Leo. È stato un fallimento. È stato veramente un fallimento. Amici, visualizzato e poi mi mise il cuore. Niente risposta, sono triste. Ma non c'è il cuore nella chat. Stai mentendo, stai spreadando fake news. Stai spreadando fake news. Va bene, no, come dicevo, come Forms Night, non lo so, non mi è piaciuta troppo. È stata molto tipo... tu hai una chat con un VIP? Sì. Sarà dolore quando ancora aspetto 2 anni non demordo. Ne abbiamo fatte in sto periodo. Ne abbiamo fatte un botto in sto periodo. Abbiamo fatto un botto. L'ho fatta pure con sedia di recente, quindi comunque... Un botto. Vabbè, dai, ogni tanto ci sta che una Forms Night è sottotono. Speriamo che la Forms Night vada meglio, insomma. Anche perché oggi volevo proprio prendere la palla al balzo per iniziare a caricare le Forms Night su YouTube, quindi su Poldo Gaming, a provare a farlo come format. Solo che non lo so se questa la carico, non mi è piaciuta molto. Vediamo, magari estrapolando il meglio si riesce a fare. Poi magari edito pure quelle vecchie. Va bene. Poldo, ma che minchia fai? Che intendi? Di cosa parli? Perché Poldo Gaming? Perché il canale principale non ospita più queste cose. Portate spesso le Forms Night? Ma in realtà le portiamo molto spesso. Le portiamo tipo una settimana. Prossima volta chat con la mamma. Sai che non è brutta chat con la mamma, però. Chat con la mamma non è per nulla brutta. Poldo, hai sentito la notizia di Inquisitore? Citrullo! Dicevo prima che Leo mi interrompesse. Sì, non so perché capita spesso quando succedono avvenimenti di questo tipo, di tipo chiedere il parere o altro. Io non so cosa dovrei rispondere precisamente di quella cosa. Se fare il coso di turno e dire oh, che brutta storia, mi dispiace. O tipo dire sì, però non sono coinvolto nella cosa, quindi mi dispiace. Brutta roba, infine. Poldo, la live con i cosplay tra quanto la fai? Ti prego rispondimi. Non ho mai detto che sia una live. Potresti fare una live sui tatuaggi? Ma devono tutti finire le elementari. Secondo me nessuno ha tatuaggi, tipo 3. Il numero del presidente Puglia lo vuoi? Manda. Numero presidente Puglia è essenziale. Va bene, dai, raga, vi lancio da sedia che sta facendo una live molto figa. Andatemela a salutare. Io ne ho 3. Leo è veramente un personaggio sgradevole. Ciao, Marper, grazie del Prime, bello. E prima di finire tu le elementari. Sono... ormai plurielementato, non ho più bisogno di finirle, fidati. Va bene, signori, vi lancio da sedia. Grazie per essere stati in live e buona serata. Ci vediamo domani con il talk show.